Cambio al vertice della polizia locale, siamo con il comandante facente funzione Enrico Biferrari. Tra poco passerà il testimone al nuovo comandante Pietro Cucumile. Comandante, facciamo un bilancio di questi circa 2 anni poi alla fine di mandato. Sì, beh, sono circa 2 anni che io ho svolto questa funzione in attesa proprio che venisse nominato un comandante, perché non tutti sanno perché non è del mestiere, che il comandante della polizia locale deve essere un dirigente di polizia locale. Quindi l'amministrazione ha individuato nel dottor Cucumile il prossimo comandante della polizia locale, quindi lui si insedierà per dirigere la polizia locale di Civitavecchia. Un bilancio di questi 2 anni trascorsi al comando, anche se pro tempore, come lei ha spiegato? Allora, il bilancio è positivissimo, cioè non è che io faccio, naturalmente poi io diciamo dal mio punto di vista, perché magari non devo essere io ad esprimere un giudizio su quello che è stato fatto, però io quindi voglio ringraziare, come già ho avuto modo di dire, tutto il personale della polizia locale che si è prodigato nei vari settori per mandare avanti l'attività in un momento che, come è noto, la polizia locale d'Italia e anche quella di Civitavecchia, diciamo, siamo sempre sotto organico, sempre di corsa ad affrontare tutte le varie problematiche che ci si prospettano. Poi ecco, come già avevo detto, la polizia locale di Civitavecchia in particolare ha subito l'impatto con un aumento del traffico crocieristico e quindi di riflesso sono cresciute le problematiche connesse, oltre a quelle che già c'erano per la viabilità cittadina e tutto il resto a livello commerciale, urbanistico ed edilizio, sono anche aggiunte delle nuove problematiche derivate proprio da questo aumento del flusso. Ecco, lei è in carica praticamente dal 1 novembre 2014, quindi tantissimi interventi. Ecco, ce n'è qualcuno che le è rimasto particolarmente impresso, qualcuno più impegnativo degli altri? Ma gli interventi sono tutti impegnativi, perché non dobbiamo dimenticare che la polizia locale per ogni intervento deve, in primis il comandante deve assicurare sempre l'incolumità del proprio personale, e quindi gli interventi sono stati fatti molteplici, dal contrasto all'abusivismo del trasporto pubblico non di linea, quindi NCC e taxi, dal rilievo di sinistri stradali, in particolare ultimamente quando è stato introdotto l'omicidio stradale, che abbiamo fatto delle indagini per assicurare alla giustizia persone che si erano rese responsabili di omissioni di soccorso e si erano dileguati, dalle attività edilizie di controllo del territorio, da non dimenticare il controllo del commercio abusivo, il controllo delle attività delle ricettive e delle autorizzazioni per gli spettacoli. Insomma, ecco, abbiamo spaziato in tutti i campi e per ultimo, ma non per ultimo, tutta l'attività interna amministrativa, sia della validazione delle violazioni, ma anche del rilascio di tutte le autorizzazioni per far svolgere gare, eventi religiosi. Insomma, ecco, c'è stato un impegno a 360 gradi e ogni sezione per la propria competenza. Insomma, ecco, quindi nessuno escluso. Non c'è stata una giornata speciale, diciamo, da comandante, una giornata particolarmente impegnativa in cui è successo magari qualcosa di particolare? Diciamo, l'ultima che siamo stati impegnati è proprio l'acquazzone dell'altro giorno, insomma, dove la polizia locale, unitamente alla polizia civile, a tutto il resto del personale che segue il servizio di polizia municipale, siamo stati impegnati con il raccordo con le altre forze dell'ordine. Quindi, diciamo,
Questa è stata, non dico l'unica, ma l'ultima che ci ha visto impegnati su questo fronte. Poi, insomma, ecco, senza trascurare tutte le problematiche e gli impegni per le cose, per le varie manifestazioni estive. Quindi, ecco, c'è stato proprio un impegno massimo. Ecco, e come poi voglio sottolineare, l'esigua quantità di personale, non ci permette diciamo di rilassarsi in qualche modo, che mi chiamano così perché siamo sempre di corsa per andare naturalmente a favore della cittadinanza. Colgo l'occasione anche per ringraziare tutta la cittadinanza che ha collaborato, che ci ha segnalato, e l'amministrazione comunale che mi è stata vicina e ci è stata vicino come corpo per lo svolgimento del servizio reso alla cittadinanza in questi 18-19 mesi. Già parzialmente risposto alla prossima domanda, perché nei punti di debolezza si è parlato già della carenza di organico, quindi penso che quello forse sia il punto di maggiore debolezza del vostro corpo. Per quanto riguarda, ce ne sono altri, e invece quali sono i punti di forza di questa squadra? Allora, la nota dolente, come ho detto, è che siamo sempre in affanno con il personale. Il punto di forza è proprio questo, quello del rovescio della medaglia, cioè l'impatto dei colleghi, di chi fa il lavoro sia esterno ma anche interno. È proprio questo il punto di forza, che vanno a sopperire di tutte quella mancanza cronica, come voglio dire, di personale che in qualche modo ci abbiamo, insomma, ecco. Quindi il rovescio della medaglia, insomma, ecco. Tra le novità che sono state introdotte, quella delle macchinette fotografiche per il controllo dei fumi delle navi. Come è andata, diciamo, in questa novità, diciamo, che è stata introdotta? Si sono visti i risultati? Diciamo che la novità non è questa, perché diciamo il controllo dei fumi delle navi è un compito che è demandato ad altre forze di polizia e di controllo. Insomma, ecco, noi diciamo che le novità maggiori che sono state introdotte è stato, io parlo in tema di equipaggiamenti. Insomma, ecco, noi abbiamo acquistato tre nuovi autoveicoli, abbiamo acquistato un autovelox che viene al momento impiegato, perché è un autovelox che andrà in una maniera stabile in un posto fisso, ma al momento viene adoperato in maniera mobile, diciamo. Una grande vittoria, ma vittoria intesa in termini di come posso dire, non vittoria, forse ho sbagliato il termine, però una conquista è stata l'aver consentito la pensione integrativa per il corpo di polizia locale con i fondi del 208, sia per l'impegno nostro di tutti quanti, ma anche per la vicinanza dell'amministrazione, che in qualche modo ha consentito a questo tipo di attività, insomma. Quindi un altro tema di cui ha già parlato, il contrasto al commercio abusivo. In questo senso, come è andata? Si è registrato un aumento in questo periodo in cui lei è stato appunto comandante? beh, na naturalmente noi abbiamo visto, non voglio dire un incremento, però c'è stato un aumento, ecco, di attività, fra virgolette, illegittime, perché quello che io voglio dire, la maggior parte delle attività o commerciali o pubbliche, oppure il servizio pubblico di linea, per capirci, per intenderci, NCC e taxi, non è che viene svolta nell'illegalità. Ci sono delle situazioni che le attività vengono svolte in maniera illegittima, ovvero non conforme a quello che dice la legislazione. Naturalmente, questa non conformità comporta l'applicazione di violazioni a carico dei trasgressori. E quindi siamo appunto sempre in prima linea, sia per prevenire e per sanzionare laddove c'è la necessità. Come detto, un cambio al vertice, arriverà Pietro Cucumile. Lei che polizia locale lascia nelle mani del nuovo comandante?
Beh, io spero di lasciare, poi naturalmente come ripeto, questo è il mio giudizio, spero di lasciare un corpo che è cresciuto professionalmente, anche perché io in questi mesi ho curato molto la formazione professionale la formazione professionale del personale, sia facendo corsi, diciamo, in house, oppure inviando il personale ai vari corsi che si sono svolti in tutta Italia. Privilegiando quelli diciamo gratuiti, perché insomma ecco poi la cassa è sempre quello che in qualche modo frena. Comunque ecco, io spero di lasciare un corpo professionale e che sia in grado di dare nel futuro le risposte adeguate. Poi lascio, io non è che vado via, io torno al mio ruolo, diciamo, vecchio fra virgolette, quindi io sono sempre il vicecomandante della polizia locale, quindi tutta la collaborazione al nuovo comandante che si insedierà. Quindi si sente da dire qualcosa al nuovo comandante o lo farà da vicecomandante visto che sarà praticamente al suo No, fianco? ma naturalmente un in bocca al lupo, certo, la cosa principale è che questa qua in bocca al lupo di un lavoro proficuo e professionale e utile a tutti quanti. Come detto, tantissimi interventi, non solo con la polizia locale, ma anche collaborando con le altre forze. Sì, certo, infatti colgo l'occasione anche per ringraziare tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio e altre forze di polizia, quindi un grazie a tutti per la collaborazione che abbiamo avuto, anche con tutti i volontari che ci hanno supportato in questo frangente, quindi dai volontari zoofili, alla protezione civile, quindi un ringraziamento, come ho detto, a Polizia Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, fino alla Polizia Provinciale, infine, ma non per ultima, per la collaborazione che ci hanno dato in tutta questa attività, insomma, ecco.